Buonasera a tutti e ben trovati. Anche quest'oggi una trasmissione di Sardegna nel Pallino con un ospite d'eccezione. Inizia il campionato di Serie A e noi quale ospite abbiamo il coach della formazione cagliaritana, Elio Farris. Se la regia è pronta la può mandare in onda l'immagine di Elio, eccolo qua, l'abbiamo fra noi. Tanto ben trovato Elio. Grazie Lucio, buongiorno a te. Grazie per l'invito. Siamo alla vigilia Elio. Adesso ci siamo, insomma, ecco, ci siamo. Sì, ecco, intanto ci puoi parlare di questo campionato di Serie A che sta per partire? Beh, come tu sai meglio di me, è un campionato fatto su due gironi. Se posso dire la mia, il nostro è quel girone veramente più completo, dove ci sono belle formazioni e direi anche piuttosto equilibrato rispetto all'altro girone. Sarà per noi un impegno non indifferente riuscire a portare avanti, ovviamente spero in maniera decorosa per noi e con buoni risultati, questo campionato al cospetto appunto di queste squadre che sono sicuramente di ottimo livello. Certo, avete sempre fatto bene in questi ultimi anni, siete partiti sempre in sordina, con poche chance secondo i ben pensanti, e invece voi avete fatto una grandissima bella figura. Quest'anno avete cambiato però, andati via due ragazzi, sono arrivati altri due meno giovani, va bene, però molto competitivi. È arrivato Alessio Casedda, è arrivato anche Michelino De Chirico, una rentrée per questi giocatori. Esatto, dici bene, sono andati via Nicolas Mereu e Alessio che ormai si erano già affermati con una buona esperienza nel campionato di serie, e sono arrivati, come dicevi tu, Alessio Casedda e Michele Di Chirico, ma anche Walter Virdis, che è comunque nel panorama sardo delle bocce è un giocatore di tutto rispetto. Beh, Prego. Prego, continua. È ovvio che come dire, la squadra dell'anno scorso era già una squadra affiatata da vari anni di partecipazione al campionato di massima serie, e quest'anno ci riproponiamo anche con i nuovi innesti di poter ben figurare appunto al cospetto di questo campionato e di queste squadre che sono potenzialmente molto, molto ben preparate. Quindi la formazione praticamente è con Paolo Bruciani, Emanuele Pucci, Walter Virtis, esatto. Michelino, esatto. De Chirico, Alessio Casedda e Saceddu, se non vado errato. Abbiamo un giovane, Federico Saceddu, sì, che è un ventenne. Ho capito. Senti, in questo fine settimana voi avete un incontro importante, un esordio però non facile, ce ne puoi parlare? Ma l'esordio, giochiamo contro la CVM di Monte Gridolfo, anche loro hanno avuto dei cambi di formazione, sono andati via Monaldi, Cappellacci e anche un altro giocatore di buon livello, però si sono secondo me rinforzati con l'innesto di Paolo Signorini e di Roberto Manghi, che sono due giocatori di assoluto rispetto. Paolo Signorini lo conosciamo. Vincitore 5 volte le palline d'oro, insomma, non... basta Paolo Signorini per tutti, insomma, ecco. Ecco, appunto, è una formazione con cui ci siamo confrontati anche l'anno scorso, abbiamo ottenuto due pareggi, uno in casa nostra e uno da loro, tra l'altro con un primo tempo in cui noi avevamo chiuso quel 4-0, poi non siamo riusciti a chiudere la partita. Spero di poter ripetere, insomma, un incontro di buon livello anche stavolta, e ovviamente contando sul nostro fattore campo noi confidiamo di riuscire, ecco, appunto già dal primo incontro a muovere la nostra classifica con qualche punto che ci potrà tornare utile alla fine del torneo. Senti, arriviamo alle dolenti notte, un dispendio di energie economiche importante e imponente. Guarda Lucio, lo sai benissimo, noi tutte le formazioni sarde, noi in particolare quest'anno siamo sottoposti a un grosso sacrificio in termini ovviamente di allestimento della squadra, perché non è facile poi reperire giocatori come è stato, che ringrazio i giocatori che hanno accettato di venire così a darci una mano in quest'anno, però come società, come sforzo economico
è veramente notevole. Considera che noi siamo l'unica formazione delle 8 del girone che dovrà affrontare 7 trasferte utilizzando il mezzo aereo, che di questi tempi non è una cosa neanche tanto semplice, considerato anche la situazione sanitaria e sociale che stiamo vivendo, con tutti i rischi che questo comporta, legato appunto a queste cose, che ci sottoporrà ovviamente a un ulteriore stress dal punto di vista, perché le trasferte non finiscono con l'arrivo in aeroporto, ma poi, soprattutto nelle trasferte che dovremo fare nelle Marche, con Fossombrone, con Montegridolfo, ma anche andare a Rubiera, eccetera. Delle volte saremo costretti addirittura a fare due pernottamenti, perché poi non c'è la coincidenza degli orari aerei, non ci sono voli che ti consentono alla fine della partita, che tu sai terminerà intorno alle 6 del pomeriggio, l'ultimo aereo considera che sarà verso le 9, per cui avremo grosse, grosse difficoltà anche da questo punto di vista logistico, insomma. Però, insomma, il campionato è questo, abbiamo deciso di partecipare e ovviamente Certo, ci tu dobbiamo secondo attendere. te se avevi qualche idea per caso nel cambiamento di Beh, qualche cosa? io guarda, noi siamo tra le società, devo dirlo, che avrebbero preferito in qualche modo, data la situazione socio-sanitaria di questo momento, avrebbero preferito, come dire, posticipare almeno di un mese l'inizio di questo campionato, proprio per, come dire, per vedere, per verificare se tra un mese ci saranno degli sviluppi positivi rispetto a questa pandemia, che ci consentano di muoverci con più tranquillità. Così non è stato, insomma, c'è stato un incontro qualche settimana fa tra i presidenti delle società e il presidente federale De Santis, da cui però si è deciso, insomma, in Di quella sede iniziare. di dare inizio, che tutto sommato è una cosa positiva se la vogliamo vedere dal punto di vista sportivo, perché insomma iniziare i campionati è sempre una cosa positiva per noi che facciamo questo sport, che siamo appassionati di questo sport. E la situazione, quella socio-sanitaria, invece, avrebbe consigliato più prudenza. E soprattutto dal mio punto di vista, io avrei preteso che dalla federazione e dalle società insieme fosse stata assunta la decisione di sottoporre obbligatoriamente ai tamponi tutti i giocatori e i Ho capito. dirigenti delle squadre, perché tu lo sai benissimo che in una situazione così noi si Mi gioca, sembra ok, è uno sport di alto livello. esatto. Però, voglio dire, poi dopo non è che siamo dei professionisti, torniamo tutti a casa, abbiamo tutti della preoccupazione, insomma, di non Certo. contrarre qualche cosa. Mi sembrano dei ragionamenti ragionevoli, Elio. Insomma, Purtroppo c'era sì. molta fretta di iniziare, c'è un anno, quasi un anno Capisco. fermi. E quindi vi era molta fretta di iniziare. Senti, Certo. sicuramente tu hai cambiato qualche cosa nella squadra, perché andando Certo. via due elementi e arrivandone tre nuovi, hai in testa Certo. qualche cosa in questo momento? Hai pensato all'individuale, per esempio, o ancora non hai Sì. idee, non hai deciso niente? Diciamo che le decisioni, domani si gioca, diciamo che le decisioni a questo punto sono già state prese. È evidente, abbiamo dovuto modificare le formazioni proprio perché abbiamo dei giocatori con caratteristiche diverse. Sì, io ho già in mente quella che sarà la nostra formazione. Non so se mi intendevi chiedere i nomi. Sì, beh certo, ma guarda, ascolta, io ti dico una cosa, non li fare Dimmi. neanche i nomi, lo sai perché? Perché ci possono vedere anche gli avversari, insomma, ci Ah, vediamo in Coppa me. Italia, per cui tramite Questo mi internet fa ci vediamo in piacere per la diretta. vostra trasmissione. Esatto, quindi è più prudente non dire niente. No, no, va bene, però io spero appunto che riusciremo a mettere in campo una formazione competitiva. E poi ripeto, la prima partita è sempre un po' particolare. Considera anche che il giocare senza il pubblico, no? Adesso è come in queste ultime settimane, ovviamente abbiamo fatto gli allenamenti a porte chiuse, eccetera. Però ti dico la verità, che la partita ha
un altro gusto quando c'è anche il pubblico. Eh beh, certo, A parte quello che potrebbe essere un sostegno, un eventuale sostegno che deriva appunto dalla presenza di amici, di conoscenti che fanno il tifo. E per cui sarà tutta questa prima partita sarà tutta un po' da scoprire, ecco, Si gioca, su come cioè, andrà questo campionato. si gioca in un clima ovattato, insomma, ecco. Ah, Però sì, era c'è così. sempre la maglia che conta, sempre i Ma colori sociali. certo, noi con i ragazzi in queste ultime settimane sì, abbiamo ragionato spesso del fatto che noi dobbiamo cercare appunto di riuscire a dare in campo quelle che sono le nostre possibilità, perché siamo consapevoli, appunto, affronteremo squadre molto ben agguerrite, però io sono convinto che se noi riuscissimo a dare, soprattutto in casa, guarda, perché poi dopo io credo che noi dobbiamo costruire quello che sarà il nostro obiettivo, diciamo, che ovviamente rimane la salvezza. Dovremmo costruirlo sui nostri campi, capitalizzando quelli che saranno quei piccoli vantaggi che il giocare Eh beh, nelle certamente. nostre corsie può comportare, appunto, e poi no, vedere quello che verrà. Io sono convinto che se noi mettiamo in campo quelle che sono le nostre possibilità, siamo in grado di, come dire, di ben figurare anche in un campionato così difficile. Elio, un grandissimo in bocca al lupo per Ah, domani. A io te e certo. ai tuoi ragazzi. Forza Anche Cibi grazie. Cagliari, sicuramente sarete in grado di poter giocare un'ottima partita, non una buona partita, un'ottima partita. Tante grazie, Lucio, e che viva il lupo anche. Viva il lupo. Ciao Elio, grazie di tutto. Ciao, buona Ciao. giornata. E abbiamo concluso la nostra trasmissione, abbiamo avuto ospite il tecnico del Cibi Cagliari, Elio Farris. A loro un in bocca al lupo per la partita di domani, la prima, l'esordio nel campionato di serie, nel campionato di Serie A, va bene, il massimo campionato delle bocce di Raffa italiano, per cui siamo convinti che comunque la formazione che ha cambiato quest'anno, qualche giocatore comunque avrà la possibilità di ottenere un ottimo risultato e di ben figurare in questo campionato. A voi tutti naturalmente grazie per l'ascolto, come ringrazio anche Elio Fallis per la sua presenza. L'appuntamento adesso è per i primi di febbraio, noi abbiamo concluso il primo ciclo di trasmissioni, va bene, e adesso inizieremo ai primi di febbraio un nuovo ciclo di trasmissioni di Sardegna nel pallino. Per cui vi diamo appuntamento a febbraio, naturalmente ringraziandovi sempre per l'ascolto e ricordandovi che l'appuntamento sarà sempre per le ore 19 del venerdì. Pensiamo anche che nella prossima serie di trasmissioni sarà sempre confermato l'orario delle 19 del venerdì. Buonasera a tutti e grazie per l'ascolto. Ho attraversato la storia di questo paese. Ho insegnato ai giovani a divertirsi con i loro padri, ma non sono solo un gioco. Da 120 anni sono una disciplina che accende la passione negli occhi di chi mi frequenta, anche quando la fronte racconta una vita di fatica e di lotta incessante. Raffa, volo, petanca, beach e boccia paralimpica sono la declinazione di un solo valore che accoglie sportivi e agonisti nella conquista del boccino, in una competizione dal sapore antico di merito e amicizia. Non conosco moda, ma tesso l'intero stivale avvicinando metropoli a municipi. Ho solo una certezza: finché l'uomo vorrà gioire insieme, le mie bocce continueranno a rotolare, colpirsi, allontanarsi come i pianeti di questo universo. Così, da 10.000 anni fino alla fine del mondo.